Ciao amici, bentornati su Computer in 2! In questo video che si collega direttamente all'altro hard disk più capiente, 60 terabyte di SSD. Esatto, 60 terabyte di SSD, 3,5 e tutto quanto. Di solito abbiamo due cose quando andiamo a vedere un supporto di memorizzazione, ovvero la capacità e la velocità. E in questo caso chi ha fatto cosa? Chi ha fatto la velocità? Kingston insieme a Liquid, perché non c'è la U a quanto pare, hanno fatto l'hard disk SSD più veloce del mondo. Esatto. Che bello. Ma prima, sigla. Siamo stati velocissimi a chiamare la sigla, come è veloce questo SSD. Non è vero, tanto più veloce. Sì, molto, mi sa, molto più veloce. Infatti hanno barato, perché è velocissimo, va a 3600 MB al secondo, quindi 3,5 GB al secondo. Wow! Sì, veramente tanto, anche perché poi diciamo adesso... la pennetta USB che va a 4 KB, dovete passare il file e ci mettete una vita. Con la palla io devo cacciare dentro. Un po' di carbone. Diciamo, uno degli SSD, gli SSD più veloci adesso in commercio, quali sono? Boh, quelli M2. Esatto. Il Samsung Pro M2, quelli da PCI, da 1200. Sì, che hanno un nome Spingono quelli, quindi arriviamo a 1200, ci abbiamo il boot che accendiamo, starnutiamo, acceso Windows. Qua non oso immaginare che cazzo può essere. Cosa sarebbe alla fine? Spieghiamo un attimo come funziona. Come funziona? È un hard disk da 2,5 normalissimo. E hanno un po' copiato l'idea degli SSD con gli PCI, ovvero hanno preso dei RAID, cioè hanno preso un chip che fa RAID, hanno messo 4 SSD M2 appunto. RAID 0. E in RAID 0, e quindi è venuto fuori una bomba da... cioè anche proprio... è tipo da 4 tera, una cosa del genere. 4 tera, perché esatto. Forse voi non lo sapete, ma più è capiente l'SSD, più va veloce. È vero, cioè è cosa dimostrata. 4 SSD uguali, uno da 128, uno da 256, uno da 512 e uno da 1024, quello da 1024 va più veloce, proprio perché è preso la scrittura random. Assolutamente, random, appunto perché abbiamo dei... spazio del metro non deve cercare, magari trova un blocco occupato. Esatto, allora, esattamente. Quindi sì, sappiamo tutti che appunto chi si prende gli hard disk da 120 per mettere il sistema operativo, se arrivi al limite che ti dice danger, Windows che diventa rosso il coso, è veramente l'hai azzoppato fino all'inverosimile. Sì. Quindi fino a quando è blu hai performance. Quando fino a quando è blu poi diventa verde, giallino, arancione, fa l'arcobaleno. Dopo c'è la X sopra. C'è la X. X e X. Sei morto. Quindi, detto questo, come facciamo una piccola parentesi appunto, avete mai smontato un SSD della Samsung? Voi sapete che non è grande tanto quanto il disco da 2,5, ma ci avete una scorreggia che è grande come una pennetta USB dentro. Quindi voi andate a comprare 80 euro per un chip grande così. Perché non lo integrano direttamente sulle motherboard? Non si sa. Questa qua è una cosa che porterò io a Asus. Mi faccio brevettare la cosa. Ci pensa Smash adesso a fare tutti quanti i suoi brevetti, tutto quanto ottimizzazione, potenza. Minchia, Computer in 2 diventerà il padrone del mondo. Vabbè, non è vero. Detto sta puttanata, possiamo andare avanti. Abbiamo detto tutto praticamente, sì, alla fine. Abbiamo detto più cagate che altro, ma va bene così. L'importante è divertirsi e credere nello spirito del unicorno. Creda in se stessi e nel cuore delle carte. Detta questa parola di saggezza, vi ringraziamo per la visual. E al prossimo video. Ciao!